Buongiorno, questa è la mia versione di Casatiello, ragazzi. Bene, 400 grammi di farina, io sto utilizzando la farina Caputo Nuvola. Sciogliamo 12,5 grammi, la metà di un panetto di lievito, in 256 ml di acqua. E man mano aggiungiamo la farina a cucchiaio. Quasi a finitura impasto, aggiungiamo i 10 grammi di sale. Lasciamo un pochino di farina sotto la ciotolina per andare a ultimare l'impasto. Quando l'impasto si stacca dalle pareti significa che è pronto ed ora di toglierlo e di lavorarlo sul piano da lavoro. Andiamo ad assorbire quel poco di farina che abbiamo messo sotto la ciotola e facciamo riposare per 30 minuti. Io qui ho fatto anche l'impasto del tortano, anzi approfitto, vi invito ad andare sulla mia pagina Facebook a guardare il video del tortano, che la procedura è un pochino diversa ma gli ingredienti sono gli stessi. Facciamo una bella pallina, incorporiamo aria, mettiamo un poco di farina sotto la ciotolina, sigilliamo per bene con pellicola e mettiamo a lievitare per 5 ore. Qui abbiamo 200 g di ciccioli di maiale. Adesso vi spiego la differenza tra il tortano e il casatiello. Nel tortano le uova vanno poste all'interno e il casatiello anticamente si mettevano solo sopra, però ovviamente ognuno fa la sua versione, la propria versione con gli anni è stata modificata, mettendo anche nel tortano le uova all'interno e all'esterno. Bene, andiamo a stracciare questo impasto con 500 g di salume. Abbiamo insaponato le mani, distrutto, ragazzi, questa è l'operazione proprio che anticamente si faceva il tortano così, cioè che i salumi vanno miscelati proprio assieme all'impasto. Vedete, io andrò a stracciare proprio l'impasto, potete anche aggiungere i salumi direttamente in planetaria mentre fate l'impasto. Stringiamo i pugni, facciamo entrare questi salumi per tutta la struttura dell'impasto e la stessa cosa faremo anche con il mix di parmigiano e pecorino. Mettiamo, stringiamo bene i pugni, facciamo entrare bene questi formaggi dappertutto e anche il pepe. Ragazzi, il pepe si deve sentire, vi raccomando, il pepe, eh? Ma cosa significa la parola casatiello? Caso sta per cacio, cioè per formaggio, e tiello per teglia. All'epoca nacque con i formaggi misti e l'impasto. Poi con il passare degli anni hanno aggiunto i salumi e le uova. Prendiamo un bel ruoto da 29 cm, dobbiamo spalmare un pochino di strutto sotto. Mettiamo le 4 uova a croce. Prendiamo 2 tuorli d'uovo e spalmiamo per bene in tutti i punti, poiché dobbiamo formare la famosa crosticina sopra. Forno preriscaldato a 200 gradi e cuocere per 45 minuti. La cottura è molto semplice, 15 minuti per terra, poi lo metteremo 15 minuti al centro, poi lo metteremo 15 minuti per terra e siamo a 45, e gli ultimi 2-3 minuti modalità grill termoventilata. E guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia, questo è il vero casatiello, un'esplosione di gusto e sapori. Ovviamente questa è una mia versione. Bene, facciamo questa prova del casatiello. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, questo è il vero casatiello napoletano, ragazzi, guardate qui che spettacolo, guardate qui che spettacolo. Fai vedere qui, i salumi sono in tutti i punti, vedete, in tutti i punti. Bene, ragazzi, lo zio vi augura buona Pasqua a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!